Vi trovate in autostrada e vedete un cane in carreggiata? Non frenate, non rincorreteci, ma chiamate il 112, segnalando la nostra posizione. Intervenire potrebbe essere troppo pericoloso. Se invece siete in città o su strade non ad alto scorrimento, chiamate sempre il 112 e poi cercate di metterci in sicurezza. Ma attenzione, usate tutte le precauzioni quando vi fermate e ricordate, se siamo spaventati o feriti, possiamo comportarci in modo imprevedibile. Dunque, mai rincorrerci e magari provate a convincerci con le buone, con del cibo e con dell'acqua. Una volta stabilita la fiducia, cercate di trattenerci usando un guinzaglio di fortuna, magari la tracolla di una borsetta, per non farci scappare fino all'arrivo del proprietario e del servizio di recupero. Ricordatevi sempre, se un animale ferito, soccorrerlo è d'obbligo. Chiunque investe un cane o trova un animale ferito per strada deve prestare soccorso e avvertire immediatamente le forze dell'ordine. Infine, attenzione, non tutti i cani che vedete in strada hanno bisogno di essere salvati o raccolti. Soprattutto al sud ci sono molti cani stanziali o di quartieri, curati dagli abitanti del luogo. Come riconoscerli? Rispetto ai cani abbandonati o smarriti, si muovono con sicurezza sul territorio e non sono spaventati o confusi.